Salve amici e amiche di VNews, benvenuti a questa diretta. Stiamo seguendo le elezioni amministrative 2017 un po' in tutti i comuni della nostra terra di lavoro, ma in particolare ci stiamo concentrando a Verano, dove ha sede il giornale. Questa sera abbiamo come ospite l'attuale sindaco, il sindaco uscente della lista numero 1, Verano Unita, il dottor Bartolomeo Pandelmo. Buonasera dottore, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Ovviamente questo è un invito che poi estenderemo anche ai candidati delle altre liste per interviste singole in cui i candidati potranno esprimere quindi le proposte che vogliono avanzare per il territorio. Innanzitutto io ringrazio a voi che ci seguite ogni giorno, Thomas che è alla regia e in particolare un ringraziamento ai nostri sponsor che dovrebbero girare. Li state vedendo in questo momento e grazie a loro che il giornale va avanti, adesso non li cito tutti. Ma se volete entrare come sponsor e finanziare la nostra attività di informazione e di servizio pubblico, siete ben accetti. Allora, Sindaco, buonasera, benvenuto nel nostro studio. Grazie. Allora, innanzitutto volevo chiederle, che voto dà lei da cittadino a questa amministrazione, da 1 a 10, l'amministrazione uscente, che voto merita secondo lei? In base a quello che è stato fatto, in base a quello che si poteva fare, comunque era il primo anno che eravate in gioco, che voto dà alla sua squadra? Ma io penso di poter dare almeno la sufficienza sicuramente, in quanto importanti obiettivi abbiamo raggiunto. Chiaro, di ogni programma è difficile raggiungere il 100%, ma abbiamo sollevato problemi, risolto problemi, insopiti danni nella nostra comunità. 4-5 in particolare, se permettete posso citare, la famosa via Patenara, che da anni chiuso al traffico, da anni la famosa parigi realtà. Noi con un'operazione abbastanza, diciamo, fortunosa, ma anche coraggiosa, e con tanta testardaggine da parte nostra, se permettete personale, siamo riusciti a rendere più dolorosa e transitabile il mattatoio, uno per tutti, una vergogna di questo comune, dove oggi invece recuperato com'è, ogni cittadino può portare ingombranti e quant'altro diciamo, rifiuti da discaricare, non utilizzare possibilmente le strade, alcuni siti che ricorderemo tutti, in certe immagini che abbiamo fatto nelle nostre iniziative pubblicitarie, siti che erano una vergogna per questo comune, abbiamo combattuto al massimo questa volontà, via San Giovanni a Vailano, il borgo di Marzanello Vecchio, e altre cose, quindi penso una sufficienza ce la prendiamo. Va benissimo, allora Sindaco, io volevo affrontare un argomento che secondo me sarà centrale in questa campagna elettorale, anche perché le liste hanno delle posizioni divergenti, che tra l'altro voi presentate anche come una sorta di fiore all'occhiello di quello che ha cercato di realizzare l'amministrazione, cioè la questione borgo medievale. Qual è la posizione dell'amministrazione? Come volete gestire il borgo medievale di Verano Patenora? Qual è il succo del vostro progetto? Del borgo e del castello medievale se ne è parlato tanto ad ogni tornata elettorale, sono stati scritti fiumi di inchiostro, di promesse, di tentativi, di destinazione. La soluzione qual è? Quella che possiamo vedere oggi è che abbiamo trovato 25 anni fa, disastrosa. Passeggiare all'interno del borgo è estremamente pericoloso, almeno la parte iniziale, quindi qualcosa andava fatto. Abbiamo trovato come unica possibilità un progetto del 2003. Che giaceva là in attesa di essere finanziato, sono le regioni tra le priorità, in effetti però questa difficoltà di periodo c'era e ci sta ancora, stando la congiuntura e la crisi che ben sappiamo, la nostra regione, la nostra Italia. Per cui ci inventammo dopo l'insediamento un percorso diverso, avere a che fare, per stando questo progetto sulla linea attesa di possibile finanziamento, una manifestazione di interesse, cosiddetto, sulla scorta di quanto fatto da altri comuni per queste iniziative importanti. Quindi, ripeto, come siamo solo con soldi pubblici, un recupero totale, ripeto, totale del borgo e del castello non si possa divenire. Da quella manifestazione nacque quindi una progettualità che il Consiglio Comunale ritenne assegnato una ditta, la cosiddetta ditta Borghi Castelli Progetti, con cui è iniziato un rapporto negoziale che abbiamo portato avanti in questi anni. E
E con questa iniziativa privata abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti con progetti che sono stati anche approvati dalla sovrintendenza, che sono portati dalla ditta interessata stessa al Ministero dello Sviluppo, per fare in modo che questa progettualità, che comporta un uso misto pubblico-privato di tutto l'intero borgo, laddove il privato ha i suoi diritti che vengono rispettati pienamente, il pubblico altrettanto. Quindi con questo passaggio si potrebbe arrivare, se si realizza, se si concretizza, alla vera recupero non solo urbanistico, che può essere fine a stesso, ma anche funzionale del borgo. Per cui abbiamo accettato volentieri quella proposta, sta in corso questo iter. E purtroppo abbiamo dovuto affrontare momenti di difficoltà notevoli, ricorsi vari sono innestati perché c'è stato interventi che si sono frammisti e un po' di confusione si è creata. Forse non siamo stati abbastanza bravi a trasmettere l'idea, l'importanza di questo progetto. Si sono create, occasioni di, poca chiarezza a proposito in particolare di alcune situazioni di possessi di alcuni cespiti di la Standi, per cui dovremmo in qualche modo, noi che ci teniamo moltissimo a che questi possessori gli vengano riusciti i loro diritti, questa è una situazione che si può facilmente risolvere, col buon senso, mettendoci a tavolino con i tecnici si può sicuramente risolvere. L'importante è che il progetto vada avanti. Noi siamo convinti, estremamente convinti, che la possibilità ci sia. Ci si deve dare un po' di fiducia ancora, se si arriverà a questa concretizzazione, la ditta, la Borghi Project è pronta a raccogliere la sfida. E una cosa importante, noi abbiamo eliminato l'ultimo atto, cioè quello della convenzione, in cui è stata approvata in Consiglio Comunale nel gennaio 2015, una convenzione chiara, aperta, trasparente, ognuno la può leggere, con degli articoli che sono molto, molto favorevoli alla cittadinanza, alla nostra comunità, che anche i proprietari privati che vengono rispettati al massimo in quanto la ditta non c'è interesse, anzi l'interesse è convivere con altri privati per fare del borgo un qualcosa che rinasce, deve essere vitalizzato, non solo ai fini della commerciabilità, del loro interesse, del giusto ristoro, in quanto investono soldi importanti, ma anche perché il gioiello deve essere completo, quindi si deve ben fare in modo che coincida pubblico e privato. Questo è l'obiettivo. Noi ci crediamo, pensiamo se ci verrà data fiducia di poter portare a termine questa operazione, ne comporterà un indotto notevolissimo per la nostra comunità, per il nostro territorio, significa valorizzare l'Alto Casertano perché nel progetto del Business Plan, che invito tutti a leggere, sta pubblicato sul sito, vengono illustrate le modalità di uso di questi beni. Quindi sarà un indotto notevole sia come lavoro dell'immediato, perché recuperare un borgo comporta tanto lavoro, sicuramente verrà con molte imprese locali, ci sono manodopera locale, quindi sicuramente c'è lavoro, ma soprattutto nel futuro, perché gestione di un privato, un po' come succede attualmente per cose più piccole, vedi lo comunale, vedi Civitelli, il comune non è in grado di gestire queste cose con le sue forze, con le sue capacità, sicuramente il privato è più capace. Questa è la scelta politica fatta. Dare più spazio al privato e meno al pubblico, però pensiamo che il futuro sia questo, non si può prescindere da questa commistione. Va bene, un altro tema molto importante per il territorio che può dare uno sviluppo di lungo periodo, che interessa molto i cittadini ci scrivono sulla nostra posta privata, tra l'altro se ci volete segnalare problemi siamo a disposizione, info@avvinews.it sulla nostra pagina Facebook, è sicuramente il problema del traffico pesante a Verano Scalo, perché comunque Verano, la frazione Scalo, ha comunque un'ambizione commerciale e per chi passeggia nella frazione comunque non è bello vedere camion, ma tra l'altro alcuni cittadini segnalano un problema per quanto riguarda le case, i residenti, eccetera. Si è parlato nel vostro programma della variante, ma ne stanno parlando anche le altre liste. L'amministrazione cosa vuole fare su questo piano? Sì, sicuramente il traffico pesante rappresenta un grosso handicap per l'ulteriore crescita, anzi anche per l'attività commerciale attualmente per via Napoli. Quindi via Napoli ormai è rimasta strozzata da questo problema. L'unica soluzione è creare una variante, diciamo una variante, un'alternativa a via Napoli. Noi siamo attivati su questo problema, non tanto così come adesso è stato sistemato via Verona, che già in pratica sarebbe percorribile rispetto a prima, in quanto, ripeto,
abbiamo trovato chiusa al traffico dal 2008, noi siamo usciti quando viene dalle Aprile ed è percorribile, soprattutto per il traffico leggero. Il traffico pesante ci potremmo già dirottarlo subito, però una, così come è stata fatta quella riabilita la strada, non ne reggerebbe molto. La soluzione è una variante fatta con i criteri ANAS. Abbiamo fatto un protocollo d'intesa con l'ANAS per il progetto che già è esecutivo. Abbiamo un progetto esecutivo, già è stato pure presentato qualche anno fa alla tutta la cittadinanza, la scuola elementare, mi pare di ricordare, e chi vuol vederlo è disponibile in comune, un esecutivo, gli espropri sono già partiti perché prevedono la sistemazione dell'attuale viabilità. Sicuramente non è il massimo, nel senso che noi sfruttiamo una via già fatta, però gli diamo i criteri come sagomatura, come fondo stradale, come accessi, come rotonde, sono previste quattro rotonde e punti nevralgici, partendo da sopra che c'è la sella, diciamo per capirci, fino allo sbocco a Marsiglia Omma, quindi valorizzando al massimo questa strada. Col protocollo d'intesa che teniamo, quando questo progetto è stato anche sottoposto a un parere di ANAS, può essere, possiamo pensare di dare questo tratto all'ANAS, quindi per diventare nazionale, deviare il traffico pesante sicuramente, perché il traffico leggero non è più tanto guai, anzi può essere anche una fonte di indotto e di ricchezza per la Guadagnò, quindi deviare tutto è una scelta un po' più coraggiosa. Il traffico pesante potrebbe benissimo scorrere e essere deviato su questa predella di 3 km in fondo che passerebbe tutto il scalo. Beh, questa sarebbe la funzione minima in gara, non è il massimo, perché la variante fatta per vedere dovrebbe completamente bypassare la cittadinanza. Però non sappiamo. Quindi lei questo è un impegno che dalla sua amministrazione pensa che sia realizzabile nel prossimo mandato? Il progetto che già abbiamo presentato è già finanziato, abbiamo un finanziamento per 6 milioni circa per questo progetto, quello 4 euro, tutta la viabilità sono 3 km strada. E noi pensiamo che si realizzerà in questi prossimi anni, sarà la sfida, la prossima amministrazione chiude, però c'è questa idea, c'è stata questa idea, c'è anche questa idea, dare un ulteriore sviluppo a Mignano, ma non è interesse nostro. L'interesse nostro è che abbiamo approfittato di questa diatriba tra Molise, Campania e Europa, che faceva queste sanzioni pesanti alla regione Molise, di fare in modo che la regione Campania sia resa conto con di più della problematica e si è impegnata a questo finanziamento. Ringrazio l'onorevole Gascone che ci ha accompagnato, l'assessore regionale della viabilità che ha sposato questa idea, e quindi abbiamo ottime possibilità che si possa realizzare questa variante e togliere definitivamente il traffico pesante dagli Napoli. Sindaco, io rimarrei sempre a Verano Scalo, perché anche su un altro caso noi abbiamo ricevuto tante segnalazioni, abbiamo fatto anche degli articoli, il problema Movida, che è sicuramente una risorsa che comunque l'amministrazione ha affrontato con degli interventi per quanto riguarda la musica, però il problema è un'inciviltà da parte di molte persone, di alcune persone diciamo, perché poi molti parcheggiano dove devono parcheggiare, nel senso che nel weekend lungo via Bruzzi, ma specialmente lungo via Bruzzi, le persone parcheggiano in pratica sul marciapiede. Questo pone il problema innanzitutto di decoro, perché poi chi viene a Verano pensa sia un paese dove non si rispettino le regole, ma anche di sicurezza poi per i pedoni. Molti che ci scrivono si chiedono come mai le istituzioni in generale, perché poi passano delle volanti delle forze dell'ordine, non c'è intervento. Che ruolo può giocare l'amministrazione nel risolvere questo problema? Può fare qualcosa l'amministrazione? C'è un impegno dell'amministrazione per questa problematica? Sicuramente l'amministrazione non può, deve fare qualcosa, perché la Movida, chiamiamola Movida, questa diciamo, riconosciuta centralità di Verano Scalo, anche nell'aggregazione dei ragazzi, è qualcosa che è da sapere gestire. È bello, io sono padre di famiglia, ho figli giovani, che i giovani del territorio dell'Alto Casertano si vedono in genere la mattina qui per le scuole, perché ricordiamo probabilmente questa aggregazione anche notturna, divertimento notturno, il comparto fisiologico, oggi non si può disconoscere, siamo nel 2017, quindi anche la vita di notte è una vita che va vissuta. Il problema è inquadrarla e tenerla canalizzata in certe norme, in certe regole. Quindi la scuola, che poi è il fatto propulsore più importante anche per questa aggregazione notturna, e Verano c'è queste grandi risorse che dobbiamo valorizzare, e poi un discorso potremo fare a parte. Tornando a come trovare la giusta misura per fare in modo che le norme minime del senso civico vengano rispettate, perché sono anche i cittadini che hanno bisogno nella notte di riposare, per esempio è un altro problema che va affrontato, perché spesso dopo la mezzanotte scatta quel fenomeno, chiamati carabinieri, chiamati il sindaco, e questo pure non è bello, poi
quindi trovare le giuste misure per fare in modo che i ragazzi possano stare insieme, anche i ragazzi in modo civile. La soluzione quale può essere? Io sono d'accordissimo, questa amministrazione è d'accordissimo che questa movida venga valorizzata, perché movida è anche indotto, è anche ricreazione, è anche cultura se vogliamo, e certo può essere anche fonte di deviazioni, quindi il problema più grosso è tenere un controllo che passa attraverso le forze dell'ordine, nei vari nomi che possiamo, in dettaglio possiamo si possono coinvolgere i carabinieri, polizia stradale? Si possono rivolgere, già un lavoro notevole che fanno i carabinieri, sicuramente le forze dell'ordine, i carabinieri, i vigili, ahimè posso contare di meno perché abbiamo fatto degli interventi programmati sul venerdì, il sabato, proprio centenario, perché le forze dell'ordine, le risorse umane a disposizione delle forze dell'ordine, i carabinieri, vigili, poliziani, che siano, non sono tantissimi per dare un presidio continuo. Io penso la soluzione, oltre che chiedere al massimo la collaborazione di questi organi che ho citato, che già lo fanno e quindi ringrazio per quel fatto, ma soprattutto per dare appunto una presenza notturna, di una guardia notturna, chiamiamo così, questo anche se di tipo privatistico, ma la presenza, come già fanno tante attività private, si dotano di queste società che garantiscono una certa sicurezza. C'è un dei limiti, ma comunque possiamo fare questo intervento. Allora già posso dire, ho partecipato a delle riunioni finalizzate a questa possibilità, un po' con la collaborazione delle stesse attività commerciali, che un interesse loro, a parte questi imprenditori, sono imprenditori che io ringrazio per quello che fanno, per l'indotto che danno a Mariano Scalo, sono professionisti del commercio, hanno capito bene che se riescono a garantire anche la sicurezza, i giovani vanno a divertirsi e consumare nelle nostre attività commerciali di Mariano Scalo, in particolare, diciamo, il numero di Alano Padelone, è qualcosa che quella spesa che comporta comunque una presenza fisica continua, una pattuglia fisica che sta in Gaetano Scalo o a disposizione di 5 minuti per raggiungere la parte, i due estremi di Gaetano Scalo fino a Gaetano Guadalupe, con una partecipazione di attività private, commercianti, attività commerciali varie, con un contributo anche comunale che dia ulteriore spinto in qualsiasi forma a questa, alla presenza fisica di una pattuglia fisica, di una pattuglia di persone con una divisa addosso che possono intervenire con le dovute proporzioni. Questa è l'unica soluzione per adesso. Aumentare la disponibilità di personale che garantisce la sicurezza. Quindi la movida, noi, se saremo noi a gestire ancora amministrativamente questo paese, cercheremo in ogni modo di aumentare questa presenza di risorse che ci sono per la sicurezza. Un minuto di pausa. Perché? Allora amici, siamo di nuovo online, il nostro Thomas mi ha detto che ha un problema questa volta alla telecamera, però Thomas a questo punto devo pensare che ci sono dei malocchi, come direbbe qualcuno nella mia famiglia. Allora il sindaco ha esposto la questione Movida, tra l'altro amici faccio un appello, non riduciamoci a coinvolgere forze dell'ordine eccetera, anche noi viviamo la Movida, ci vedete noi di BNews che spesso siamo sul pezzo anche lì. Però amici, c'è un po' di buonsenso comunque, basta parcheggiare, a Verano i parcheggi ci sono, basta fare qualche metro in più e comunque potete stare nei bar alla fine, non è necessario venire a parcheggiare sul marciapiede perché molti residenti si lamentano, io personalmente io il parcheggio lo trovo sempre, quindi un po' di buonsenso anche da parte dei cittadini. Allora sindaco, siamo quasi in chiusura, le volevo chiedere, Marzanello. Molti cittadini in genere credono che Marzanello sia un po' dimenticato da tutte le amministrazioni in genere, si ha a volte questa impressione, alcuni cittadini pensano che su Marzanello le amministrazioni in generale abbiano avuto un'attenzione minore. Qual è la posizione dell'amministrazione su Marzanello? Come si intende intervenire? Marzanello assolutamente non è una posizione minore di interesse di questa amministrazione, ma posso dire anche delle passate. Intanto basti dire, per esempio, Marzanello adesso, mentre il borgo di Marzanello Vecchio ha avuto veramente una soddisfazione di avere qualcosa di unico. Guardare Marzanello dall'alto, andare sul sito di Marzanello Vecchio, dove è stato fatto un recupero straordinario e una progettualità, ricordo, voglio ricordare, mi si permetta, l'ingegnere di Benedetto Micheli, che da questa intuizione
di dare una svolta a quei ruderi che stanno riposizionati e dare un senso a tutto quello. Adesso è bellissimo, quindi già questo segnale è importante per evitare che si possa pensare che Mazzanello sia il fanalino di coda. Mazzanello negli ultimi anni è cresciuto moltissimo, si è aggregato, ormai si è fuso come la Moscava. Questo ormai il limite, queste distinzioni io quasi quasi non le farei più. Probabilmente è rimasta via Sampiani a Mazzanello, è rimasto un po' più abbandonato, questo lo riconosco, perché forse c'è stata una via minore, perché va morendo quella zona, quindi il traffico, tutta la viabilità si è spostata sulla parte inferiore, su via San Martino, via Risorgimento, via San Martino, quindi questo quando non c'è meno nel traffico, c'è meno interesse, inevitabilmente si dà l'impressione che sia una via un po' meno trafficata e quindi più abbandonata. Non penso, Mazzanello sta rivitalizzando, sta crescendo, attività commerciali che non c'erano 10 anni fa stanno venendo fuori. Abbiamo avuto la fortuna, grazie alla Repetrica, di poter recuperare tutto il mando stradale e provinciale, no? C'è stato imposto, quindi siamo riusciti ad averlo tutto completo per tutte le due carreggiate, di tutta via Risorgimento, tra Vai da Scalo fino ai Pozzi. E questo ha migliorato sicuramente l'aspetto un poco più civile e moderno della nostra operazione di Mazzanello. No, noi pensiamo che c'è da lavorare sicuramente, forse un po' di più per alcuni quartieri di Mazzanello, poi nella linea di Mazzanello penso che ha goduto un buon rispetto e molto più ne ha dato finito. Allora, l'ultima, Sindaco, io non posso non farle questa domanda, anche se è abbastanza chiaro dai comizi la posizione del Comune su questa questione, penso che siamo comunque sulla buona strada per risolverla, ma la questione acqua, che molti cittadini, comunque l'amministrazione ne ha passate di tutti i colori, molti cittadini dicono guarda caso l'acqua è tornata proprio nel periodo elettorale. E poi si sente in questi giorni che ci sono stati altri problemi di sabotaggio, cioè cosa è successo con l'acqua? Perché molti cittadini comunque sono arrivati proprio all'estremo. L'acqua è un bene primario, quindi è fondamentale che ogni famiglia, ogni nucleo familiare sia garantita l'acqua, il famoso rubinetto. Però noi veniamo da una situazione disastrosa, non ci scordiamo che negli anni passati, puntualmente d'estate, ma non solo d'estate, si vedevano crisi idriche, cioè pubblicazioni fatte a questo riguardo notevoli. Quindi ci siamo posti il problema nel 2012, quando ci siamo insediati, di affrontare questo problema che si porta avanti 50 anni. La vecchia Retirica della Cassa del Mezzogiorno è finanziata negli anni 60, i paesi sono cresciuti, il Paese Moscale in particolare è cresciuta a dismisura, quindi il sistema non poteva più reggere. Sappiamo bene che alcune zone della Moscale l'acqua non la tenevano mai, cronicamente hanno tutta la zona, non c'è. Ciò premesso, ci siamo organizzati, siamo riusciti a mettere su una progettualità. Abbiamo la fortuna di avere un importante finanziamento, finalmente è partito, ricordo, nell'agosto 2015, non sono neanche 2 anni, i lavori per la Repetrica. E durante questi lavori abbiamo capito, anche io amico, perché nessuno ci aveva messo le mani, perché è una cosa così complessa dal punto di vista ingegneristico idraulico che non è per niente facile, anche perché nel momento in cui si complica qualcosa, tu te la accorgi immediatamente, manca l'acqua del rubinetto immediatamente, mentre stai facendo una strada che stai chiusa per un mese, nessuno se ne accorge. Quindi c'è stata una continua problematica su questa carenza di acqua legata anche ai lavori da farsi, non solo ai vecchi problemi. Ma ciò si è aggiunto il problema che il pozzo, uno dei due pozzi che alimentava la nostra rete, è venuto sempre meno, ma già si sapeva da qualche anno c'è questa difficoltà, per cui ci siamo trovati a un certo punto veramente che non sapevamo come fare. Abbiamo avuto poi tante tante variabili o comunque imprevisti. Quindi la consegna deve essere fatta proprio come contratto di appalto nel dicembre 2015, 2016, 2016 i lavori devono essere chiusi, 1 anno e mezzo di lavori massimo, anche perché c'è una parte di programma cosiddetto accelerazione della spesa, quindi c'era un obbligo nel rispetto della regione e dell'Europa di concludere questi lavori. Non è che l'abbiamo fatto noi apposta, di fermi i lavori, andiamo là, ci riconosciamo il consiglio elettorale, così i masochisti non si hanno, prima si veniva meglio era. Il problema non è l'amministratore che decide all'inizio o alla fine di un lavoro, il collaudo non lo fa l'amministratore, il collaudo lo fanno gli ingegneri. E ingegneri, di problema in problema, di imprevisto in imprevisto, siamo arrivati praticamente alla scadenza elettorale. Noi ci siamo perché adesso l'ultimo problema, l'ultima soluzione proposta al fatto che l'acquedotto Campano, cui abbiamo contattato 1 anno e mezzo fa la fornitura di acqua in sostituzione di quella offerta attualmente ai pozzi, essendo di qualità superiore, meno calcare, con doti organolettiche superiori. E abbiamo fatto però la fornitura contrattualizzata con certi parametri è venuta meno per problemi loro,
questo punto c'è stata un intervento per fare in modo che questo imprevisto venisse risolto. Ci siamo riusciti ormai da qualche settimana, ancora non sta fatto il colato finale, per dare un'idea, perché voglio dire, approfitto l'occasione, sono opere che hanno bisogno anche di una stabilizzazione. L'ingegneria idraulica è complessa, abbiamo ammodernato i pozzi, adesso c'è un sistema di telecontrollo che invito a venire qualche giorno a fare un servizio sul posto, che è straordinario, almeno il telefonino potrebbe renderci conto di quanta acqua sta nei vari serbatoi, quindi prevedere finalmente la carenza di acqua. Ma questo è ancora un andato a regime. Io penso qualche mese vorresti integrare, vedere il bello di questo lavoro. Sarà una tecnologia abbastanza avanzata e bisognerà saperla gestire, questo è il problema. Però con i gestori nostri, con il Consorzio Idrico in particolare, o altre soluzioni che troveremo, praticamente abbiamo proprio una rete, un sistema di rete idrica che è all'avanguardia sicuramente. Quindi è un problema da saper gestire, chiediamo pazienza e scuse per i disagi che abbiamo creato, ma non certo per volontà nostra, perché il tipo di operazione che è importante. Però siamo riusciti a portare a termine. Se c'è stato qualche imprevisto per cui i lavori sono slittati e si è arrivato a rientrare, ma io aggiungo di più, ancora non è completata tutto il lavoro, quindi abbiamo 10 giorni per quando si vota. Il bello, ripeto, si vedrà tra qualche mese, quando andrà a regime veramente tutto il lavoro fatto. Va bene, sindaco, allora vorrei fare un appello ai cittadini del comune di Verano Patenora che ci stanno seguendo, un appello al voto per la sua lista, lista numero 1 Verano Unito. Sicuramente io mi appello alla intelligenza dei cittadini di Verano, che sicuramente l'11 quando sceglie un'amministrazione che deve garantire l'ulteriore crescita di questo paese. È difficile, le problematiche sono tante nel cuore di Verano, la congiuntura è quello che è, le sfide sono tante, le abbiamo lanciate pubblicamente, le sfide più importanti le abbiamo lanciate. Non abbiamo parlato di sport, la sfida io lo sportivo permettete, ma la sfida più importante è dare un campo sportivo a Verano Patenora. Ci siamo quasi. Poi ho spiegato anche a Thomas, che è l'altro sportivo storico di Verano Patenora, mi si permette un po' così, quindi una sfida che abbiamo già lanciato in parte fatta è di dare un campo sportivo comunale al comune di Verano Patenora, dove sappiamo bene per tutti questi anni, nonostante un fermento sportivo vivissimo e risultati brillantissimi, Verano comune è l'unico tra tutti quelli dell'altro che stanno di Italia, forse andiamo a spulciare un po' delle carte, che non ha un campo comunale. Questa è l'altra sfida che dobbiamo lanciare e insieme a tutti, chiunque sia, deve essere d'accordo. Noi chiediamo la continuità, un voto per la continuità, quello offerto dalla lista numero 1 che ho l'onore di capeggiare, sicuramente potrebbe metterci in condizione di un piccolo vantaggio quando conosciamo bene le cose di cui stiamo parlando. Portare la variante, abbiamo già il meccanismo creato, il campo sportivo abbiamo già il meccanismo creato, il borgo, abbiamo una negoziazione con questa ditta, una fase molto molto avanzata. Cominciare da capo non lo so, anche perché mi si permetta, in queste opere che ho citate, alcune in particolare, ci sono firme che hanno fatto ricorso al TAR che si realizzasse questo item. Quindi non so dopo se con la coerenza di contratto ci mettiamo lo stop e dividiamoci tutto, cominciamo da capo. C'è stato ricorsi pure per altre cose, quindi diciamo, questi firmatari, oggi candidati, anche ruoli importanti, non so come potranno portare a termine questo peggiore di età. Cominceranno da capo? Beh, questo è la disgrazia che ha avuto Verano per questi 30 anni. Ogni amministrazione non si è confermata, questo non è un bene, ma non parlo adesso come Ciccio Prodomo suo. Penso la continuità amministrativa è una ricchezza per il comune. Se non c'è questa continuità, ogni volta si comincia da capo. È successo già con opere importanti, vedi Ali Mercato, vedi Cook. Noi cerchiamo questa continuità. Se ci dà fiducia, pensiamo di poter portare a termine efficacemente queste opere importanti di cui parlavo prima. Che va bene, noi ringraziamo il sindaco, vi ricordo dottor Bartolomeo Cantelmo, sindaco uscente, lista numero 1 Verano Unita. Allora, questo è uno spazio che avranno a disposizione anche gli altri candidati sindaco, noi ovviamente inviteremo anche Raffaele Moreno per Verano Libera, che sembra già accettato, e il dottor Massimo Visco per Verano Bene Comune. Noi siamo a disposizione anche per gli altri candidati della provincia di Caserta che vogliono sedere qui in questo studio. Noi ci siamo, ci saremo, e ringraziamo i nostri sponsor. Dottor Visco, che adesso il microfono. Dottor Visco, questa sera il microfono è funzionato, è a sua disposizione. Ci scusiamo amici se abbiamo ancora qualche problema tecnico, ma noi vedete ci mettiamo molta passione, ma siamo ancora una piccola realtà provinciale, ovviamente con grandi progetti in cantiere. Se ci volete dare una mano a migliorare questo servizio pubblico che sta a disposizione dei cittadini, lo vogliamo sfruttare appieno. Se avete un'attività commerciale potete salire a bordo del nostro progetto e diventare un nostro sponsor e il servizio sicuramente migliorerà. Allora, grazie Bartolomeo Cantelmo. Grazie. Buonasera a tutti, a Trevi Russo, Happy News.